Dopo la processione nei giorni scorsi di San Zenone e della Sacra Icona di Santa Maria dell'Elemosina, Madre della Divina Misericordia, ieri sera Biancavilla si è reso omaggio a San Placido. Durante l'ultimo giorno di festa, la comunità biancavillese si è raccolta in preghiera in Chiesa Madre, dove è stato celebrato un solenne pontificale presieduto dall'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina. Al termine della celebrazione, il simulacro del Santo Patrono, spostato dall'altare maggiore mediante un argano, è stato collocato sul fercolo per l'avvio della processione, dopo aver percorso la navata centrale della chiesa, trasportato dai soci del circolo San Placido. Sono momenti molto belli che la comunità vive per andare sempre avanti dal punto di vista civile, dal punto di vista di per coloro che vogliono sempre più impegnarsi dal punto di vista anche religioso come testimonianza di fede. Questo l'essere uniti per onorare i santi ci rende anche più impegnati nel restare uniti per lavorare per la nostra comunità dal punto di vista civile, e quindi vogliamo vivere così la festa. Numerosi fedeli che hanno atteso e accompagnato poi San Placido in processione lungo le vie del centro storico per il tradizionale Giro dei Santi. Presenti al corteo religioso, clero, autorità militari e civili, tra cui il sindaco di Biancavilla Giuseppe Glorioso, nonché fedele Nicolosi, rappresentante della giunta comunale di Castel di Lucio in provincia di Messina, dove San Placido è venerato come patrono. Un gemellaggio che è diventato quasi ormai solo tra le istituzioni. Dovremmo essere bravi a riprenderlo col circolo San Placido della comunità di Castel di Lucio, perché ormai, come vedete, stasera sono solo, non sono accompagnato dai fedeli come è successo per molti anni. Soddisfazione per lo svolgimento delle feste patronali è stata espressa dal primo cittadino Giuseppe Glorioso. È andato tutto benissimo, diciamo che il santo ci protegge, il santo, il tempo, ci protegge tutti. C'erano previsioni le più nere, ci doveva essere spazzatura, ci doveva essere temporali, poi qualcuno ha cominciato a inventarsi il problema dello sparo, come se la festa poi alla fine si deve, come dire, ridurre a parlare dello sparo di mezzanotte. Quelle sono discussioni da aristocratici, invece poi alla fine la realtà è questa, quella che vediamo, no? Che le vostre immagini immortalano, grande partecipazione, grande gioia, grande religiosità e poi soprattutto, come dire, tutto bello. Nel corso della processione il prevosto Pino Salerno ha espresso un augurio per l'inizio del nuovo anno pastorale. Ora sta a noi continuare il dopo festa, perché la festa si conclude e non vuole essere un palcoscenico che si chiude per sempre e aspettiamo l'altro anno. Vogliamo impegnarci a vivere quei valori che abbiamo sperimentato in questi giorni. San Placido ha un messaggio validissimo ancora oggi, che è quello di coniugare la dimensione dello spirito con la dimensione umana, sociale. Impegniamoci nel sociale, impegniamoci come cristiani coerenti che sanno fermentare la realtà sociale e dare un segno di speranza in un mondo che ha bisogno di Dio. I fuochi pirotecnici in Piazza Roma hanno poi tenuto tutti con il naso all'insù. Prima del rientro in chiesa, padre Pino Salerno ha impartito la benedizione con il braccio reliquiario del santo. Prossimo appuntamento nel 2015 per le celebrazioni giubilari patronali in onore di San Placido, nel ricordo dei 1500 anni dalla nascita.